Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft, signori. Allora, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Sto sbattendo sul mulino ma non fa niente. E vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ma qua le uova sono fatte le uova, no, stanno ancora là, niente, non sono spuntate. Vi ricordo di iscrivervi al canale, che abbiamo l'obiettivo di raggiungere 2000 iscritti entro la fine dell'anno. E io ce la sto mettendo tutta, signori, il resto del compito tocca a voi, basta mettere il pulsantino mi piace sul video e anche iscrivervi, signori, iscrivervi, non basta niente, non vi cambia nulla nella vita. Allora, detto questo, signori, cosa facciamo? Allora, intanto un piccolo appunto col quale ho chiuso il video di ieri, signori, ovvero vorrei anche migliorare la zona dove c'è il nostro portale, migliorarla un attimino, decorarla un poco, però vedendo qua la mappa... E si nota per ficcio che è un occhio, signori. È venuto fuori un occhio che ci guarda dall'alto. Dico, dipende dai punti di vista, ma è un occhio molto carino, molto simpatico. Quindi mi sa che non la modificheremo completamente, la lasceremo così, perché modificandola perderemo questo effetto, a meno che non riusciamo a inventarci qualcosa di particolare con qualche vostro suggerimento magari, e riusciremo a sistemarla un pochino meglio. Ma per ora la lascerei così com'è. Signori, oggi operazione funghi. Ieri ci è rimasto un attimino in sospeso tutto l'ambaradan. Oggi lo porteremo a termine. Come lo porteremo a termine? Intanto con del legno un pochino diverso rispetto a quello che abbiamo. Recuperiamo questo, lo utilizziamo proprio questo, signori. Che andiamo a fare tutto il bordo, così viene un attimino una cosa più varia. Usiamo questo termine che non è neanche un termine corretto, però... però fa capire il senso. Lo mettiamo così andiamo a variare questa zona di qua, perfetto. Però non mettiamo nessun tipo di torcia perché andiamo a salire con tutti questi blocchi di terra che abbiamo, andiamo a salire su e andiamo a fare una sorta di copertura provvisoria, ovvero saliamo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sì, 10 blocchi ci piace? Anche 11 e 12, dai, chi se ne frega, tanto non li paghiamo, signori. E poi a questo punto andiamo a creare... tutto quanto una sorta di copertura, ovviamente, ripeto, provvisoria, signori. Ci serve fare la copertura per i nostri funghetti in modo tale che non si impressionano della luce del sole e riescono a spuntare. Così facciamo tutta questa bella copertura che ovviamente dovremo andare a rimuovere, come ho detto poc'anzi. Non la lasceremo qui perché così fa proprio cagare, signori, e perderebbe l'effetto dei nostri funghi. Spero escano belli grossi al primo colpo, signori, perché se non escono grossi al primo colpo, dico vaffanculo lui e vaffanculo il gioco e i funghi pure, che tra l'altro, come ho detto l'altro giorno, a me i funghi fanno cagare, signori. Piccolo spoiler, diciamo che se mi vengono dei funghi così alti godo come un non so che cosa, un eschimese durante il periodo invernale. Allora, oh porca miseria, non me li fa piazzare manco così. Ma stai scherzando? Ho fatto la copertura, guarda che bella copertura. Dite che è un po' troppo alta, forse è un po' troppo alta. Allora, capiamo un attimino, se ti faccio una copertura così, me lo piazzi un fungo qua sotto, porca di una miseria. Già io i funghi li odio. No, neanche così. Oh porca miseria, sto... Non ho capito se devono essere coperti, signori. No, deve esserci qualcosa a fianco, non ho capito, Non ti spieghi bene perché manco così mi fa mettere il fungo. Che cazzo di problemi hai? Perché questi funghi di merda non devono spuntare? Manco così. Allora vuoi il blocco di terra quello normale? Vediamo se è un problema di blocco di terra normale, signori. Andiamo a recuperare un blocco di terra normale. Andiamo a disboscare la foresta, la foresta qui vicino, perché i nostri funghi di merda hanno bisogno di della terra. Non si sa di che terra hanno bisogno. Scusami, fammi capire un attimino. Scusami. Io sono scemo, signori. Ah, qui me lo fai mettere. Non capisco il senso, signori. Non capisco. Qui non me lo fa più mettere, già. Ok, quindi allora devono essere vicino agli alberi. Mi stai dicendo che ma questo non è vicino a un albero, per esempio. Perché me lo fai mettere qui e non... Qui me lo fai mettere.
però se te lo chiedo qui non me lo fai mettere. E allora la difotto io, signori. Semplice tecnica del fregare il prossimo. Una tecnica molto semplice, carina e coccolosa. La tecnica del so come fregarti e ti frego senza problemi e senza dubbi. Allora, noi, guarda, abbiamo giusto giusto degli alberelli qui che ci stanno aspettando. Leviamo tutto questo schifo che abbiamo fatto, leviamo tutto quanto, leva tutto, perché deve comunque crescere l'albero, deve comunque crescere il nostro alberone, leva possibilmente tutto quanto, grazie, non riesco a saltare, sono scemo, ok, leva questo blocco, leva questo, qua smonta tutto, questo baldacchino, bello che avevo il dubbio che venisse un video corto, col cazzo praticamente, sta venendo un video di 8000 ore, bene, ma non ci preoccupiamo, non ci preoccupiamo. Allora, tu vuoi fottere me, ma io fotto te, senza nessun tipo di... Se guarda, proprio te li faccio tutto, guarda, ti metto pure il blocchetto di terra qui, ti metto il blocchetto di terra con l'erba qui, perfetto, poi ti prendo gli alberelli, senza problemi, te lo piazzo qua, l'altro alberello te lo piazzo qua, un po' di bone meal giusto giusto per... E lui cresce, la torcia magari no. Sono scemo, l'ha fatto crescere. Quando si dice il proverbio, quando dice la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Sì, beh, allora tu ti devi mettere lì. Ora qui non crescerà mai. Ora tu cresci cortesemente, grazie, non la torcia. E ti metto il funghetto. Guarda, adesso il funghetto gli piace star lì. Mannaggia a te chi non te lo dice pure. Allora, leviamo tutto questo verde che mi dà solo fastidio. Bene. Ok, ora ci manca. La cosa graziosa è se ora rompo. Distruggo l'albero, quello là dove ho messo il funghetto, e il funghetto mi scompare di botto. Questa sarebbe una cosa carina, che mi farebbe mandare tutti quanti a quel paese. Però va bene. Allora, stiamo calmi. Dove sta il mio alberello? Ok, hai niente di sopra? No, quindi se ti faccio così tu cresci bene. Ok, cortesemente facciamo un pochino di spazio, che direi che ci sta. Mettiamo il funghettino qui, che ora ci sta. Che carino il funghettino che lì ci sta. Mannaggia te, chi non te l'ha detto pure. Cioè, non lo sapevo che apparentemente i funghi avessero bisogno dell'albero vicino per... Completamente, questa cosa è nuova, a meno che non sto sbagliando completamente io qualcosa, ma non ero a conoscenza di questo particolare. Ora, abbiamo i due funghetti lì? Sì, mi fai solamente una cortesia che secondo voi mi si trasforma se recupero un altro blocco di erba? Ce l'ho un altro blocco di erba? No, perché sono scemo, ne ho presi proprio due contati. Ai ai, pensavo ci fosse l'acqua sotto, signori. Pensavo ci fosse l'acqua sotto. Allora, recupera. L'abbiamo preso? No. Dove cazzo l'ho finito? Ah, i blocchi che spariscono, non li sopporto. Ok. Recupera. Bene, così. Torniamo a casa velocemente. Andiamo a dormire. Andiamo a dormire. Piazziamo il blocchino di terra con l'erba vicino all'erba col fungo. Così speriamo che la notte riesca a far trasformare. C'ho un alberello da piantare qui. Sì, bene, piantalo così. Qui nel frattempo crescono altre cose. E se io levo questo e ci metto questo, spero che questo si trasformi pure. Se non si trasforma, tanti cazzi. Andiamo a dormire un attimo velocemente, signori, dopodiché spariamo il bone meal sui due funghetti incrociando le dita sperando che crescano. Se non crescano, ciò alimenterà il mio odio ancora maggiore per i funghi. Ho ragione? Ho ragione? Sì, tu mi dà ragione. Beh, allora l'unica cosa dobbiamo fare è un pochetto di spazio, perché se io voglio il fungo grosso non ci devono essere ostacoli fra noi e il cielo praticamente. Tra l'altro dobbiamo anche... No, quello non... Vabbè, sì, tanto quello lo leveremo anche dopo. Ok, leva tutti questi ultimi pezzi. Dobbiamo anche levare quell'obbrobrio là sopra, che pensavo fosse un discorso di ombra, e invece no. Se io ora spammo come se non ci fosse un domani. Carino, sembra il fungo di Super Mario, signori. Spettacolo. Taglia così, dai, aia.
Questo è venuto un po' più piccolino. Cazzo, io volevo quelli enormi. Va bene, abbiamo i funghi di Super Mario, signori. Ne potremmo mettere un altro? Ne potremmo mettere un altro? Dai, dai, sono carini, mi piacciono, mi piacciono. Mi piacciono. Allora, signori, faccio un rapido taglio perché ne voglio piazzare un altro, sì. Ne voglio piazzare un altro qua a fianco, decisamente sì. Ne piazzo un altro qua a fianco e va bene. E l'operazione funghi possiamo portarla, speriamo che venga anche più alto. Sarebbe carino se viene anche più alto. Allora. Rapido, dolore, rapido, indolore e non mi ricordo che altro che cazzo la devo dire. Allora, recuperiamo un pochino di questo. Leva il bombil. Questo metterlo di qua. Questo spostalo di qua. Questo recupero tutto perché il bombil ci serve. La cascia fanne qualche altro perché magari ci serve di qua. Questo metterlo di qua. Ok, gli alberelli ce l'abbiamo. Ok, non c'ho la terra, ma non fa nulla. Ok, come cazzarola si devo fare? Allora, sì. Allora, continuiamo. Abbiamo detto 1, 2. E 3, e qua ci dobbiamo mettere la terra 1, 2 e 3. Perfetto, la terra ce l'abbiamo qui. Leva la carne che tanto non mi serve. Bello che avevo detto, faccio un rapido taglio che non sto minimamente facendo. Però va bene, è bello così dire una cosa e farne tutt'altra. Però va bene, va bene. C'entra il terzo, sì, ok. E questo facciamo così. Qui ci mettiamo 1 e 2. Al momento qui ci mettiamo un altro blocco di terra, ci mettiamo un alberello qui, sul quale spammiamo il bone meal e lo facciamo crescere, perfetto. Qua sotto dobbiamo andare a recuperare un funghetto che poc'anzi me l'ha dato rompendo uno di questi funghi grossi. Vediamo, ci proviamo, signori. Vediamo se me lo dà. No, no, porca miseria. No, sto distruggendo tutto un fungo e non mi sta dando niente. Creeper alla nostra sinistra, che devi morire male. Bravo così. Come cazzarola ottengo io un fungo? Bella domanda, bella domanda. No, non voglio il fungo grigio, voglio il fungo questo qua normale. Perché non... Oh, ce l'ho. Quanti me ne ha dati? Due. Me ne bastava solamente uno, ma ti ringrazio per la generosità. Torniamo velocemente a casa. Ho detto velocemente, devi correre, zio. Dai, 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 veloce, 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 veloce. La struttura quella di legno, signori, poi la struttura di terra, signori, poi la levo io off camera. La levo io off camera. Non vi annoierò anche con questo discorso lì. Già avete sopportato la costruzione di questa cagata enorme, e quindi ci limiteremo semplicemente a mettere il funghetto. Dai così, sì, sembra il salto di una piscina. Dove cazzo la sta andando? Potremmo fare una piscina enorme anche, ma dove? Abbiamo già fatto l'acquario che... Perché non me la fa piazzare? Problemi ha questa volta, signori? Che cosa c'è di sbagliato? Ti serve l'erba verde, è vero? Ti serve l'erba verde, mannaggia a me. Mi stanno facendo impazzire sti funghi, signori. Sti funghi mi stanno facendo impazzire. Cioè, ci credete? Se non ci credete, credeteci perché mi stanno facendo impazzire. Ok, guarda, se non era pure un problema di erba verde, dico. E ho detto tutto. Dai, sali, 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 prima che scenda la notte. Dai, dai, dai. Io ho decisamente il mouse che mi sa che si sta scaricando perché va per i fatti suoi. Dai, 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 vieni qua, vieni qua, vieni qua. Leva questo, metti il funghetto. Perché non mi fa mettere il funghetto, signori? Vi prego, aiutatemi. Perché non mi fa mettere il funghetto? Perché no? Qual è la differenza? Non c'è abbastanza luce. Ti metto una bella torcia qui. Qual è il problema? Così sei contento. Ora me lo fa mettere il funghetto. Va bene, signori. Non so quale sia il problema. Non lo so io qual è il problema. Lo so io qual è il problema. Va bene, ma non. No, 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 signori. No, va bene così.
Detto questo, abbiamo i nostri funghi enormi. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, signori, e niente, grazie di tutto, bella, ciao!